Relazione sugli ex dirigenti della sezione provinciale ENS di Foggia. Il 25 settembre 2015 il Consiglio regionale Puglia, con delibera numero 42, propone al Consiglio direttivo il commissariamento straordinario della sezione provinciale ENS di Foggia con la seguente motivazione. La sezione provinciale ENS di Foggia non ha ottemperato alle disposizioni statutarie ENS che regolano i rapporti fra gli organi inferiori e superiori dell'ENS e costantemente disatteso la normativa a riguardo. Nella delibera del Consiglio regionale Puglia si elencano le altre motivazioni riguardanti la richiesta di commissariamento. 1. La sezione provinciale ENS di Foggia, con delibera numero 9 del 15 settembre 2015, affida in carico legale per intraprendere azioni legali nei confronti della sede centrale. 2. Organizza corsi LIS senza autorizzazione del Consiglio regionale e della sede centrale ENS. Commette delle irregolarità nella rendicontazione dei corsi LIS svolti nel 2014. Non vi è riscontro a varie richieste di chiarimento e solleciti da parte del Consiglio regionale Puglia. Il 30 settembre 2015 il Consiglio provinciale ENS di Foggia, con delibera numero 13, approva un elenco di debiti facenti riferimento a rimborsi al presidente e consiglieri provinciali per spese di viaggio, spese telefoniche, gettoni di presenza e indennità di carica, compensi per docenze nei corsi LIS, competenze per consulenza legale dal 2011 al 2015. La sede centrale, il 1 ottobre 2015, ratifica la delibera di proposta del Consiglio regionale Puglia di commissariamento della sezione di Foggia, comunicandolo al Consiglio regionale Puglia e alla sezione di Foggia. In data 15 ottobre 2015 viene effettuato il passaggio di consegne tra Consiglio provinciale uscente e Commissario straordinario subentrante, di cui viene redatto verbale nel quale si rileva l'impossibilità di procedere all'esame della contabilità trimestrale dei movimenti di cassa dell'anno in corso. Impossibilità di procedere all'esame della corrispondenza delle risultanze contabili con gli estratti conto bancari e postali. Impossibilità di procedere all'esame della situazione del conto patrimoniale dei beni mobili. Il commissario straordinario di Foggia ha chiesto un parere ad un avvocato esperto tributarista per verificare la situazione debitoria della sezione di Foggia. Dal parere risulta che i dirigenti hanno posto in essere irregolarità amministrative e contabili e comportamenti tali da arrecare gravissimo pregiudizio all'ente e ai suoi organi rappresentativi sotto il profilo d'immagine ed economico. Visto il parere del professionista, il commissario straordinario delibera l'avvio del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dei Provviviri nei confronti dei dirigenti commissariati della sezione provinciale ENS di Foggia, per le seguenti motivazioni indicate in delibera: irregolarità amministrative e contabili per comportamenti tali da arrecare gravissimo pregiudizio all'ente e ai suoi organi rappresentativi sotto il profilo d'immagine e profilo economico, nonché ogni ulteriore violazione dello statuto, come si evince dalla documentazione. Il 13 ottobre 2016 il Collegio dei Provviviri ENS comunica agli interessati l'apertura di procedimenti disciplinari nei loro confronti, indicando nel dettaglio le relative contestazioni di addebiti. 1.
Rimborso spese di viaggio sostenute dai componenti del Consiglio provinciale in mancanza di adeguata documentazione giustificativa. 2. Rimborso spese telefoniche in mancanza di qualsiasi documento comprovante l'effettivo sostenimento delle spese richieste. 3. Pagamenti fatture in mancanza di qualsiasi documento comprovante l'effettivo sostenimento delle spese. 4. Competenze mensili per il periodo da aprile a settembre 2015 afferenti ad un contratto di collaborazione in difetto delle relative buste paga. 5. Voci di spesa per docenza in mancanza di fatture da parte dei docenti e senza verifica in merito all'effettiva regolare effettuazione dei corsi. 6. Voce di spesa per servizi di pulizia. Risulta che i pagamenti per le prestazioni effettuate nell'anno 2012 siano state immotivatamente corrisposte non al soggetto che ha reso la prestazione, ma ad un terzo legato da rapporti di coniugio con l'affidatario del servizio. 7. Voci di spesa per consulenza legale in favore di un avvocato del territorio di Foggia per un'asserita consulenza che non risulta essere mai stata affidata allo stesso e deliberata dall'organo competente. Svolta la procedura da parte del Collegio dei Probiviri, e dopo aver convocato gli ex dirigenti della sezione provinciale ENS di Foggia per 2 volte senza che si siano presentati, il collegio, che è un organo autonomo, nella seduta del 6 aprile 2017, esaminati gli atti e le memorie difensive prodotte dagli interessati, ha rilevato che le irregolarità amministrative e contabili poste in essere dagli ex componenti del Consiglio provinciale ENS di Foggia nel periodo in cui rivestivano la qualifica di dirigenti risultano provate ed hanno arrecato grave pregiudizio all'ente anche sotto il profilo economico. Ha deciso dunque all'unanimità la sanzione disciplinare dell'espulsione.